Bueno, es con mucho placer que voy a introducir Mauro Barberis. La realidad es que no necesitaría muchas presentaciones porque es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad de Trieste desde hace muchos años. Ha publicado entre artículos, ensayos y libros más de 150 publicaciones y hoy va a presentarnos un trabajo cuyo título es ¿Existe el neoconstitucionalismo? Y bueno, sin... Sí. Interrogación. ¿Existe el neoconstitucionalismo? Sí. Y bueno, le dejo enseguida la palabra si podemos empezar. Gracias. Agradezco muchísimo la invitación por Jordi Ferrer y todos los amigos gironinos y triestinos y genoveses y argentinos che tengo aquí. Disculpe si hablo en italiano. Creo que vosotros entendéis mejor el italiano, mejor de cómo yo hablo castellano. Agradezco también la sugerencia de muchos amigos, de Nicola, de Pietro Faraguna, de Alessio Sardo, sugerencias que no he pasado por alto come podría parecer. Ok. Ci siamo inventati il neocostituzionalismo. Susanna Pozzolo, Paolo Comanducci e io, verso la fine del millennio scorso. Sapete che tutti i millenni finiscono con degli eventi clamorosi e in questo caso l'evento di fine millennio fu l'invenzione del neocostituzionalismo. Che ha prodotto questa invenzione? Ha prodotto alcuni eventi paradossali. Per esempio, noi l'avevamo inventato per criticarlo e poi abbiamo scoperto che 10 anni dopo il mondo è pieno di gente che si dichiara neocostituzionalista. Tra coloro che avevano inventato questa dubbia etichetta non c'era Riccardo Guastini, che pure ha contribuito a suo modo, per esempio teorizzando i processi di costituzionalizzazione del diritto nel senso idiosincratico di Guastini, dai quali, secondo noi, il neocostituzionalismo è nato. Riccardo, tenendo fede alla sua fama di terrible semplificateur, recentemente è intervenuto nel dibattito sempre crescente su questo tema, più un tema, come sapete, è dubbio, sino al punto di dubitare che esista il tema e ciò che lo designa, è intervenuto a piedi uniti nel tema in un articolo che credo stia per uscire per Doxa, nel quale avanza la tesi che il neocostituzionalismo non esiste,
che sia solo, cito, un coacervo di atteggiamenti assiologici e di tesi normative, ma che il termine neocostituzionalismo non indichi nessuna tesi propriamente teorica riconoscibile e suscettibile di discussione. Salvo poi, questo nel primo paragrafo del suo saggio, nei 9 decimi del lavoro poi individua 3 tesi teoriche del neocostituzionalismo e le discute anche lungamente. Io, come anche il neocostituzionalismo, come molte altre cose, ha molti padri. Io tra i padri del neocostituzionalismo sarei del tutto disposto ad abbandonarlo al suo destino, anche perché i dubbi di Guastini sono del tutto fondati. Se neocostituzionalismo, per esempio, venisse definito come lo definisco io ancora nella terza edizione del 2008 del mio manuale di teoria del diritto, è molto facile che sarebbe molto facile concludere che il neocostituzionalismo è un concetto malformato, una teoria che si contraddice sin dalle sue tesi principali. Tant'è, in questo lavoro con voi, per amore di discussione, voglio provare a difendere il neocostituzionalismo. Nel paper che forse avete letto, avete visto che affronto 3 problemi. Uno metodologico generalissimo, cioè cosa autorizza a parlare di diverse tesi sostenute da diversi autori sotto etichette ancora più varie nei termini di una nuova teoria del diritto. Problema metodologico che sento parecchio come autore anche di testi storici, ma che forse qui ci interessa meno e sul quale in gran parte sorvolerò. Poi c'è un problema metateorico, ammesso sempre per amore di discussione che il neocostituzionalismo esista, come si potrebbe definirlo e ricostruirlo. E infine il problema teorico, quello che mi sta più a cuore, ossia il neocostituzionalismo rappresenta davvero un'alternativa plausibile, teorica, al positivismo giuridico. Questi sono i 3 temi, ognuno dei quali maniacalmente divisi, come tutti quelli che mi conoscono sanno che faccio, in 3 sottotemi, ma selettivamente sul primo punto sorvolerò molto e poi sul secondo e sul terzo mi soffermerò un po' di più. Sulla prima questione, cioè a che titolo, a quali condizioni si può parlare di neocostituzionalismo, ma anche di giusnaturalismo, di pluralismo dei valori, di, insomma, di tutti gli ismi che affollano il nostro panorama intellettuale, raccolgo la provocazione di Joseph Raz, il quale dice che queste sono tutte etichette, non si possono discutere cose di questo genere, bisogna sempre discutere di e con autori in carne ed ossa.
impresa peraltro problematica perché bisognerebbe trasferirsi a Oxford, conoscere personalmente tutti quelli che partecipano al dibattito e non basterebbe neanche perché molti di questi non sono più in carne ed ossa, restano solo le ossa e la carne è trapassata da quel dì. Però la provocazione merita di essere raccolta ricordando semplicemente come il maestro di Raz, peraltro sempre più dimenticato dall'allievo e mi dicono anche da altri allievi come John Finnis e altri che avete conosciuto, aveva impostato e io credo risolto questo problema. Naturalmente da un punto di vista storiografico, culturale, geografico, si tratta sempre di tesi in carne ed ossa, di autori differenti a cui interessano problemi diversi, tesi dunque che sono totalmente incommensurabili, se si può spendere questa parola a questo proposito. Ovviamente il problema è che se vogliamo fare discussione teorica, selezionare temi rilevanti e poi discuterli, dobbiamo fare come ha fatto Hart per la discussione su diritto e morale, dobbiamo fare come ha fatto Hart per la discussione sull'interpretazione, ossia rendere commensurabile l'incommensurabile, individuare delle tesi, dei temi e delle tesi su cui gli autori in carne ed ossa discutono e questo fa come dire, progredire la discussione come l'ha fatta progredire Hart ai suoi tempi. Cioè, ai suoi tempi le posizioni in tema di interpretazione non erano chiaramente distinte, ai suoi tempi soprattutto giusnaturalisti e giuspositivisti non discutevano tra loro, non discutevano. Prendete Kelsen, uno era giuspositivista, iniziava dicendo ok, io mi occupo di queste cose, non me ne frega niente di quello che dicono gli altri. E i giusnaturalisti, se possibile, facevano anche di peggio. Se vogliamo discutere e prendere sul serio le tesi altrui, siamo costretti a ricorrere a etichette. E se siamo costretti a ricorrere a etichette, perché non l'etichetta neocostituzionalismo che io personalmente applico a temi e tesi sostenute negli ultimi 50 anni a proposito in particolare del diritto di quella forma politica contemporanea che è lo Stato di diritto costituzionale, Verfassungsstaat. Certo, potremmo liberarci di tutto questo alla Guastini dicendo che leggendo con atteggiamento poco caritatevole le varie distinte posizioni neocostituzionaliste, si tratta di ideologie. Effettivamente nel neocostituzionalismo, come vedremo, la componente ideologica, normativa, filosofico-politica è particolarmente forte. Io da questo punto di vista però preferisco la carità interpretativa, preferisco alla caccia delle ideologie questo barbaro rituale, come un po' come il bunga bunga usato in particolare all'Università di Genova contro i nemici,
perché invece contro gli amici si usa la carità interpretativa. Io preferisco la carità interpretativa, cioè da questo punto di vista ammiro la discussione hodgsoniense e il modo in cui Hart si è sforzato di raffigurare le posizioni che non condivideva, a costo di essere poi accusato di giusnaturalismo, si è sforzato di raffigurare le posizioni che non condivideva mostrando che erano tutto sommato difendibili, anche se non sino al punto di doverle accettare. Io col neocostituzionalismo vorrei fare la stessa identica operazione, cioè cercare caritatevolmente di mostrare le tesi che reputo importanti del neocostituzionalismo senza arrivare al punto da doverle accettare e anzi mettendomi in condizione di poterle criticare. Le tre tesi importanti, io credo siano, ce ne sono tante, ma le tre sono quelle che elenca anche Riccardo, che elenca in un saggio che anche lui ha circolato abbastanza in Spagna prima di uscire su Doxa, non so se è già uscito, che si intitola Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista. Apro una parentesi, questo lavoro nasce da una delle mie tante passeggere indignazioni nei confronti delle tesi di amici. Io litigo solo rigorosamente con gli amici, quindi nasce dall'indignazione per la tesi troppo semplice di Riccardo. Però nel frattempo ho avuto modo di leggere le tesi di Ferraioli sul neocostituzionalismo e la mia indignazione si è spostata, cioè se io riscrivessi adesso questo lavoro lascerei perdere completamente Riccardo, con cui vado d'amore e d'accordo, e sparerei a zero su Ferraioli. Qualche accenno particolarmente velenoso poi lo faccio più avanti. Le tre tesi comunque sono la connessione fra diritto e morale, le tre tesi caratteristiche del neocostituzionalismo. Connessione necessaria? Alcuni di loro dicono di sì, alcuni restano più sulle generali. È proprio questo l'oggetto del contendere. Seconda tesi, la distinzione tra regole e principi. Distinzione forte? Anche lì loro tendenzialmente sostengono la tesi della distinzione forte, ma pure lì ci sarebbe da andare a vedere. Terza tesi, sussunzione e ponderazione. Anche lì le regole si applicano solo per sussunzione e i principi solo per ponderazione? Apparentemente sì, ma anche lì ci sarà da discutere. Ricapitolando su questa prima parte, di cui ho parlato anche troppo, ma che intanto mi ha permesso di introdurre le successive, insomma, neocostituzionalismo è davvero un'etichetta, ma per nostra fortuna anche giusnaturalismo, pluralismo dei valori, eccetera, 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 sono etichette che presentano gli stessi, credo, non più gravi, non meno gravi difetti di neocostituzionalismo. Certo, quando si deve discutere di un autore in carne ed ossa o si devono presentare le sue posizioni, non si può cominciare etichettandole come neocostituzionalismo. Lì Ras ha ragione, però se si vuole vederne la rilevanza e come queste corrispondono a indirizzi
importanti della teoria del diritto e dei sistemi giuridici contemporanei, io credo che non si possa fare a meno di un'etichetta come neocostituzionalismo. Vediamo, seconda parte, metateorica, le tesi caratteristiche del neocostituzionalismo. Prima, naturalmente, perché non fa che riprendere la classificazione di Hart tra giusnaturalismo e giuspositivismo, il neocostituzionalismo esordisce con una tesi presentandosi come una terza posizione, questo è veramente ciò che accomuna tutti i neocostituzionalisti, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico. Loro si etichettano con nomi diversi. Neocostituzionalismo, tra i tanti difetti, ha anche quello di essere usato solo nei paesi latini del vecchio continente, passata la Manica, l'Atlantico del Nord, ma diciamo passato anche il Reno, nessuno sa che cosa il neocostituzionalismo sia, e questo è senza dubbio un difetto a cui si può rimediare, peraltro, dipende da noi. Si presentano come una terza posizione con nomi diversi, tesi dei diritti, tesi come del diritto come integrità, non positivismo. In Spagna costituzionalismo, che altra cosa che mi dà particolarmente sui nervi, perché avendo studiato anche la storia del pensiero politico, anzi venendo da lì, costituzionalismo indica tali e tante cose diverse, più risalenti, anche se il nome è recente, che assimilare il neocostituzionalismo, che è una teoria del diritto degli ultimi 50 anni, a tutta questa roba qui, mi pare veramente una manifestazione di insensibilità storico-culturale. La prima tesi è quella della connessione tra diritto e morale. Gli altri amici genovesi tendono a insistere sul fatto che è una connessione necessaria tra diritto e morale, il che farebbe ricadere pari pari il neocostituzionalismo nel campo giusnaturalista. In realtà, se andiamo a vedere i vari autori ascrivibili a questa corrente, faccio dei nomi: Dworkin, Alexi, Carlos Nino, Zagrebelsky, Atienza, ormai Moreso, solo due sostengono la tesi della connessione necessaria, e per di più della tesi necessaria definitoria, tra diritto e morale, non della tesi identificativa, badate bene. E, ahimè, la tesi della connessione definitoria la sostiene anche Raz. Per Raz, come ben sapete, ci sono infinite connessioni definitorie tra diritto e morale. Quindi veramente la mappa della teoria del diritto contemporanea comincia a farsi accidentata. Io credo di risolvere il problema mettendola in questo modo. Ok, la connessione tra diritto e morale viene configurata in modo diverso da diversi autori neocostituzionalisti. L'unica cosa che davvero li accomuna è che tutti considerano la connessione tra diritto e morale più importante della separazione o separabilità.
e caritatevolmente si può dire che a questo punto hanno ragione loro, nel senso che sino a Hart il giuspositivismo ha, esagero, forzo, ma storicamente ha ignorato questo tema. Se il neocostituzionalismo fosse per avventura una teoria del diritto che si occupa soltanto della connessione tra diritto e morale, bene, il tema è talmente, Nicola mi ha corretto, ma lo ripeto, il tema è talmente enorme che meriterebbe di essere affrontato da una teoria anche solo questo. Anche solo questo. Seconda tesi caratteristica del neocostituzionalismo è la tesi della distinzione tra regole e principi. Qui l'oggetto del contendere è che razza di distinzione ci sia tra regole e principi. I neocostituzionalisti sostengono una tesi forte della distinzione, forte e dicotomica. I giuspositivisti sostengono una tesi della distinzione debole o non dicotomica, per la quale ci sono principi che possono essere considerati regole, le due cose non si escludono. Siccome sto perdendo un sacco di tempo e tanto vale che anticipi, io penso che, ma no, questo lo lascio in fondo perché può essere, può alimentare un minimo di suspense, penso che minimo proprio. Penso che naturalmente la tesi della distinzione forte e dicotomica sia veramente difficile da sostenere, però ci vado molto vicino nella parte finale della mia charla dicendo che è quasi dicotomica, che basta distinguere ad esempio tra i tipi di principi, io ne individuo tre. I principi che chiamo decisionali, nessuno può trarre beneficio dal proprio illecito, di Dworkin. I principi generali, tipo il principio della buona fede nel diritto civile o anche il principio della responsabilità civile, tipo chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno. E infine, terzo tipo, i principi costituzionali o fondamentali. Bene, io sono arrivato alla conclusione che i primi due sono regole e che i terzi sono gli unici che sono veramente principi. In base a quale distinzione? Anticipo, secondo me, la distinzione, una distinzione leggera, facilmente utilizzabile, ma che secondo me funziona. Io sono partito dalla tipologia di von Wright, l'ho rimodellata in base alla distinzione tra regole e principi e nella quarta edizione del mio manuale, che si chiamerà Manuale di Teoria del Diritto, che sto finendo, mi sembra che funzioni questa distinzione tra regole e principi. Le regole sono norme che si applicano direttamente, deduttivamente alla condotta, i principi sono regole che si applicano solo indirettamente alla condotta, ossia per il tramite di regole, a seguito di specificazione, ponderazione e quant'altro. In soldoni la distinzione è quasi dicotomica perché tutte le volte che una norma si presta ad essere applicata deduttivamente al caso di specie, risolvendo il caso concreto, è una regola. In tutti i casi nei quali questo non possiamo farlo se non
specificandola in regole, cioè in norme ulteriori, distinte, non mere deduzioni, ulteriori e distinte e più specifiche, in quel caso abbiamo un principio. Qui mi sono già portato avanti con il lavoro. La terza tesi tipica del neocostituzionalismo è la distinzione tra due tipi di applicazione rispettivamente dei principi e delle regole. Le regole sarebbero applicabili per sussunzione, ossia deduttivamente, e i principi sarebbero applicabili per bilanciamento o ponderazione. E qui naturalmente tutta la discussione verte sul bilanciamento, sulla quale si oscilla tra due posizioni, mi sembra. L'una è quella di tanti personaggi anche insospettabili, faccio alcuni nomi: Jürgen Habermas, Luigi Ferraioli, Riccardo Guastini, i quali sostanzialmente ritengono che la ponderazione o il bilanciamento sia uno dei tanti modi in cui i giudici scippano potere decisionale, scippano vuol dire rapinare le borse, scippano il potere decisionale al legislatore, assumendosi loro il compito di ponderare di principi, valori, interessi che dovrebbe spettare al legislatore, e quelli invece che, forse come Cristina Redondo, come in generale tutti quelli che prendono un po' più sul serio il ragionamento etico, l'etica in generale, vedono nel bilanciamento o ponderazione semplicemente un modo generalissimo di argomentare in etica, lo ritrovate in autori assolutamente diversi come gli utilitaristi della regola, Donald Davidson, Robert Nozick, tutti i pluralisti dei valori, modo di argomentare etico che riemerge, secondo me, fatalmente in quel campo del diritto contiguo all'etica generale, che è l'interpretazione costituzionale. Non solo lì, ma insomma tutte le volte che i giuristi sono costretti a occuparsi di valori, principi, per me principio significa semplicemente la formulazione di un valore, i principi costituzionali sono soltanto formulazione di valori morali, in tutti i casi in cui si ha a che fare con questa roba, fatalmente riemerge la ponderazione, specie se uno è come me pluralista dei valori e quindi ritiene che i valori siano generici, plurali e potenzialmente confliggenti, sinché in molti casi, se non in tutti i casi di applicazione, diciamo in molti prudentemente, in molti casi di applicazione non si può applicarli se non previa ponderazione, specificazione, eccetera, eccetera. I neocostituzionalisti sostengono a questo proposito cinque tesi, vorrei avanzare le mie critiche, visto che io non sono un neocostituzionalista, ma sono un giuspositivista.
starei per dire, un giuspositivista vero, non come Ferraioli, ma se questa cosa poi resta riprodotta, magari poi in sede di montaggio la tagliamo. Quanto vediamo quali sono, quali penso possano essere le posizioni di un giuspositivismo metodologico aggiornato che raccoglie la sfida neocostituzionalista. Come fa anche Riccardo Guastini senza ammetterlo, nel senso che Riccardo dice tutta questa roba è ideologia, però sono circa 20 anni che si occupa di questa ideologia e non si occupa quasi d'altro. Quindi voglio dire, fa finta di non prenderlo sul serio, in realtà lo prende sul serio benissimo. E molte delle cose che io ho, vi dico, vi ho già detto e che vi dico, sono, le devo semplicemente a lui. Sono partito da lui, ho accettato per 10 anni la sua teoria della ponderazione, adesso ne vedo i limiti, ma se non l'avessi accettata per 10 anni non ne avrei mai visto i limiti. Per questo, e questa è la ragione per cui litigo soltanto con gli amici, perché inizio scopiazzandoli e poi ne vedo i limiti e mi dico, ma come posso aver sostenuto queste cose per 10 anni? Ecco. Rapporti diritto e morale. Quale potrebbe essere una teoria giuspositivista accettabile dei rapporti tra diritto e morale? Mi rendo conto che parlo di cose enormi, ognuna delle quali meriterebbe 12 lezioni a sé, ma questa roba è venuta così e poi io sono più sintetico che analitico, vi confesso. Io credo che una soluzione giuspositivista del problema dei rapporti tra diritto e morale dovrebbe ammettere che i rapporti tra diritto e morale, che la connessione è contingente, proprio come ammette il giuspositivismo inclusivo, ma che il diritto non può essere indefinitamente connesso alla morale. Proprio come interpretato caritatevolmente, sostiene, secondo me, il giuspositivismo esclusivo. Quindi la mia è una posizione intermedia, per certi versi, del genere di quella che Schauer chiama giuspositivismo presuntivo. Si pensi, faccio questo esempio, a una Costituzione rigida e garantita che enunciasse esplicitamente il principio «la legislazione ordinaria deve essere giusta». Un principio del genere toglierebbe, come segnalato in tempi non sospetti da Kelsen, ogni funzione alla legislazione e al Parlamento democratico, perché la Corte potrebbe annullare qualsiasi legge contrastante con il senso di giustizia della maggioranza dei suoi componenti. Peggio ancora, ogni giudice ordinario potrebbe esercitare l'interpretazione adeguatrice di ogni legge che applica, sostituendola con la regola, ricorrendo ai principi, con la regola che a lui pare giusta. Allora cosa succederebbe? E qui i giuspositivisti esclusivi hanno totalmente ragione. Il diritto non può essere indefinitamente aperto alla morale, non può includere indefinitamente principi morali senza collassare nella morale. E qui devo a una discussione con Giovan Battista Ratti, il definitivo chiarimento, secondo me, di questo punto. E non solo una morale, non solo il diritto collasserebbe nella morale, ma in una morale particolarmente ripugnante, perché prodotta arbitrariamente dai giudici. Una morale positiva prodotta dai giudici, la morale peggiore che mi riesce di immaginare. Qui peraltro termina il nucleo di buonsenso del giuspositivismo esclusivo, che ha ragione solo a escludere quella indefinita apertura alla morale
che produrrebbe questo risultato. Qui si apre un enorme problema: come determinare, come fissare il limite oltre il quale l'applicazione della morale diviene indiscriminata e il diritto rischia di collassare nella morale. Io credo che tutto questo, compresa la distinzione regole-principi, fosse in gran parte già implicito nell'utilitarismo della regola di Austin nell'Ottocento. Cioè c'è lo stesso rapporto tra regole e principio di utilità che io immagino tra regole e principi al plurale, perché gli utilitaristi erano monisti etici, io sono pluralista etico, ma con questa simpatica differenza funziona più o meno nello stesso modo, cioè si applicano le regole, i principi servono solo come ragioni giustificative delle regole, non si può mai escludere, come non le esclude neppure Schauer, che si eccezionalmente si debbano applicare i principi, purché questo sia eccezionale. Altra cosa su cui invece qui Ferraioli, se Dio vuole, è d'accordo: i principi li applica il Parlamento, cioè anche in una democrazia costituzionale, ossia in una democrazia in cui la sovranità non appartiene più al Parlamento come in Inghilterra, ma è semplicemente, come diceva Jack Elsen, potere di applicazione della Costituzione, però anche in una democrazia costituzionale democratica il Parlamento applica in senso lato i principi, cioè li bilancia, li specifica, eccetera, eccetera. Eventualmente interviene la Corte Costituzionale quando chiaramente il Parlamento esce dalla cornice dei principi costituzionali e quindi viola i principi costituzionali, ma in generale l'applicazione dei principi avviene da parte del Parlamento. Vabbè, qui faccio, faccio una serie di esempi, faccio l'esempio del valore della vita, però qui temo che intanto è un esempio italiano, poi viola la regola non scritta per cui gli esempi che si fanno non dovrebbero essere più interessanti di ciò che si vuole dimostrare. Comunque in poche parole, io benché ateo militante, praticante e militante, ritengo che il valore della vita, che non c'è nella Costituzione italiana scritto espressamente, dovrebbe essere formulato in qualsiasi Costituzione con l'espressione la vita è sacra, ma che questo poi però non risolverebbe quasi nessuno dei tanti problemi che si pongono in sede di applicazione del principio e poi delle regole ricavate dal principio, tutti i problemi che voi conoscete benissimo, l'omicidio per legittima difesa, l'omicidio per stato di necessità, l'aborto, l'omicidio del consenziente, le questioni di fine vita. Cioè il principio è un principio assolutamente generico, che i costituenti potrebbero scegliere di mettere in Costituzione applicando quella forma di ragionamento che è l'accordo delle due forme di ragionamento che Sunstein chiama accordo parzialmente teorizzato, cioè si mette un principio in Costituzione sul quale si è d'accordo tutti sul principio, salvo tutti interpretarli in modi completamente diversi e opposti. Giovanni Tarello negli anni 70-80 aveva già inventato una cosa del genere che si chiamava accordo di mera formula, semplicemente raffigurando come si comportava
e purtroppo non si comporta più il Parlamento italiano. E a nessuno sfuggirà che se le cose stanno così, cioè se una cosa è il principio assolutamente generico, confliggente con altri principi, bilanciabile con altri principi, poi quello che risolve tutto è il Parlamento, cioè qui si apre uno spazio enorme per la discrezionalità democratica. La democrazia costituzionale è una democrazia senza aggettivi, proprio per questo, se fosse la cosa che pensa Ferraioli, cioè che i principi sono deduttivamente applicabili e il Parlamento non fa che dedurre dai principi costituzionali le leggi, cosa ci starebbe a fare il Parlamento? Chiunque di noi potrebbe dedursi dai principi tutto quello che vuole, esattamente come con un diritto razionale. Ma visto che ho cominciato la resa dei conti con Ferraioli, la porto avanti anche sulla distinzione regole-principi. Ferraioli, in quest'ultimo lavoro, costituzionalismo garantista e costituzionalismo principialista, nel quale lui dice di essere un costituzionalismo garantista, mentre gli altri, quelli cattivi, quelli giusnaturalisti, li chiama principialistas, dice anche che non ci sono differenze tra regole e principi. Dice che la differenza, se c'è, bontà sua, è solo di stile, di formulazione. Cioè il Costituente formula solennemente gli stessi identici principi che poi il legislatore applica deduttivamente. Nel nostro caso il legislatore spreca la frase «la vita è sacra», ma tutto quello che vuol dire è «vietato uccidere», cioè la stessa cosa che c'è scritta in qualsiasi codice penale. Non si ferma qui. Visto che quando si è accecati dall'ideologia si arriva sino in fondo, sostiene anche, a proposito della ponderazione, più o meno quello che sostiene Habermas, sono puttanate dei giuristi che nascondono in questi modi aulici i loro affari di bottega e allora parlano di ponderazione, ma assolutamente è soltanto il camuffamento ideologico. Lì Ferraioli parla di una bolla teorica, cioè noi da 40 anni stiamo discutendo su regole e principi e su ponderazione. Ferraioli se ne accorge ora, perché gliel'ha detto, lo confessa in quel lavoro, andate a vedere, perché gliel'ha suggerito Tecla Mazzarese, che per varie ragioni legge le cose della scuola di Genova, e quindi lui no, evidentemente. E quindi gli ha detto, guarda che c'è una cosa, quelli di Genova lo chiamano neocostituzionalismo, e lui, ma va? Lo chiamano neocostituzionalismo e sostengono tutte queste cose. Allora lui si sbarazza del neocostituzionalismo nel testo, in poche parole, fa una lunga nota in cui ringrazia Tecla Mazzarese di averla avvertita che esiste questa cosa e dice no, non funziona, semmai si chiama costituzionalismo, eccetera, eccetera. Ora voi vi direte perché, per varie ragioni, conoscete Ferraioli. Ferraioli è assolutamente, come si dice, autoreferenziale, cioè scrive le cose non pensando a quello che, cioè pensando a quello che succede in Italia, fuori dalla finestra di casa, ma non pensando a quello che succede nel mondo e proseguendo rigorosamente un discorso teorico iniziato con diritto e ragione, eccetera, eccetera. Ma questa non è la ragione decisiva. La ragione decisiva, e lui lo dice, non è solo questione di parole. Se ammettiamo la distinzione tra regole e principi, come ve l'ho formulata io, e se ammettiamo che esista una cosa chiamata ponderazione,
allora va in vacca, scusate questa espressione idiomatica italiana che però rende bene, allora va in vacca la precettività della Costituzione italiana, perché è come dire che i principi non contano niente, non si applicano se non attraverso la mediazione del Parlamento. Noi abbiamo un Parlamento pieno di stronzi, scusate anche questa espressione, nel quale sì, così poi mi potete ricattare per una vita, mi dovrete però accogliere come prigioniero politico, cioè come rifugiato politico. Cioè un Parlamento in cui stanno arrivando con la compravendita di deputati, adesso sono sui 220, mirano ad arrivare ai 230 e di questo passo ci arriveranno. Allora Ferraioli dice, ma e io dovrei dare ragione a questa massa di stronzi qui e dire che la Costituzione non conta niente e che decide il Parlamento? Ma naturalmente no. E allora se qualcosa dobbiamo mandare in vacca, perché qualcosa bisogna, mandiamo in vacca la distinzione regole principi, 40 anni di discussione tra teorici del diritto, costituzionalisti, eccetera, su questi temi, la ponderazione Savasandir, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è. E il bello è che anche amici nostri come Cristina Redondo, che pure normalmente non sono accecati dall'ideologia, come lo è invece Ferraioli, tengono dietro, cioè prendono molto sul serio questi discorsi e dicono sì, usando come alibi la tesi secondo la quale tra regole e principi c'è una distinzione puramente debole, come se una distinzione puramente debole, anche qui parafraso Hart, non fosse una distinzione, e come se invece, come sostengo io, non fosse invece una distinzione, temo, quasi dicotomica. Qui veramente è una cosa che sto scrivendo, per cui spero che nella discussione mi, come disse il pontefice, mi corriggerete. Bisogna ispirarsi sempre a qualcuno particolarmente importante, e che quindi magari si discuta un po' di questo. Magari sto prendendo io una cantonata veramente debole o debolissima. Qui ho praticamente finito, nel senso che la cosa che volevo fare all'inizio, cioè la resa dei conti con Guastini, in particolare con la sua teoria della ponderazione, adesso mi sembra molto meno importante della resa dei conti con Ferraioli. L'unica cosa che, per concludere sulla ponderazione, è che ovviamente, come Riccardo ha mostrato benissimo, non è che le regole si applichino solo per sussunzione e i principi solo per ponderazione. I principi si ponderano, si specificano, se ne ricavano delle regole, e le regole sono poi applicabili per sussunzione. Ossia, tra regole e principi, ma oserei dire anche tra diritto e morale, alla Habermas c'è un rapporto di complementarità. Essendomi sbilanciato parecchio, per concludere leggo la conclusione che avevo scritto originariamente, che invece è bastantemente equilibrata, almeno per i miei parametri. In questo lavoro ho cercato di mostrare in negativo che se il neocostituzionalismo non esistesse come teoria, allora non esisterebbe nessun altro ismo, sarebbero tutte ideologie, argomento ad absurdum.
ma soprattutto ho cercato di mostrare in positivo che il neocostituzionalismo ha, o addirittura è, una teoria dei rapporti tra diritto e morale, uno, delle norme, due, e del ragionamento giuridico, tre. Situazione davvero invidiabile per una teoria del diritto che non esiste. È probabile che nella mia blanda difesa del neocostituzionalismo abbia giocato quella sorta di indulgenza che i genitori hanno verso i figli scapestrati. Di regola non accettiamo che siano gli altri a dirne male, vogliamo esserne solo noi. Cioè, giù le mani dai nostri figli, noi ce li siamo fatti, se proprio qualcuno deve prenderli a ceffoni, noi li prendiamo a ceffoni, non voi. A parte l'indulgenza, però, mi pare che il neocostituzionalismo oggi non abbia più bisogno di essere difeso. Semmai sarebbe ora di cominciare a prenderlo sul serio. Grazie.